non solo in Italia come in tutta Europa, si tende a disinnescare quello che è lo strumento dello sciopero? È evidente che quello che sta accadendo in questi mesi, in questi anni, le politiche dunque dell'Unione Europea stanno determinando seri problemi per i governi che gestiscono i paesi che stanno subendo l'austerità e i memorandum, e crediamo che sia una necessità dei governi arrivare ad avere strumenti che impediscano la possibilità di organizzare il conflitto e le lotte. In tutta Europa praticamente i trasporti stanno diventando, come dire, vogliono mettere il silenziatore ai trasporti per poter procedere con lo smantellamento dello Stato sociale. Quanto è importante nel vostro settore, appunto nel vostro settore operativo, la comunicazione? Perché ne abbiamo parlato più volte, il cittadino se la prende con chi sciopera, magari non con chi sta mandando in fallimento l'azienda pubblica dei trasporti. Ma infatti questa è un'operazione sul quale noi ci dobbiamo chiedere e dobbiamo saper valicare quel limite che ci sta separando dall'utenza. C'è uno studio in Inghilterra molto preciso che dice che lo sciopero è stato lo strumento in cui i lavoratori hanno ottenuto avanzamenti e hanno ottenuto una giustizia sociale su posti di lavoro. A questa giustizia sociale sui posti di lavoro è corrisposta un avanzamento di tutta la società. Se i cittadini e noi riusciamo a comprendere insieme quanto è importante che il mondo del lavoro sappia reagire alle sfide che gli vengono continuamente lanciate, probabilmente ci troveremo in una situazione dove l'intera società fa un passo avanti e smette di arretrare come sta arretrando tutta la società, in questo paese e in tutta Europa.